Questo è marcia allora. Questo è collegato, gira la chiave, si accende la lucina e proviamo il pulsante. Secondo me si è ingolfato ormai. Tiriamo lo start. Non parte, si continua a ingolfare, sto smontando le candele perché sono zuppe bagnate. Guarda che casino. Si inzuccherano tutte di miscela tutto e poi non parte più. Partire, l'ho dovuto asciugare perché erano completamente bagnate. Stringo l'ultima e vediamo che succede. Il carburatore gli ho collegato lo starter perché era staccato, vediamo se parte adesso. Va bene, proviamo, dai, proviamo. Bando alle ciance. Ovviamente c'è il carburatore sporco, quindi lo smontiamo. Wow, eccolo qua, questo è il nostro galleggiante, è la benzina che farà schifo sicuramente, lo tiriamo via, vedi? Questo va a appoggiare sopra lo spillo che abbiamo staccato prima e poi ovviamente va a chiudere il passaggio. Ci credo che non va. Poraccio, cara grazia che riusciva a partire così com'era. Smontiamo anche qualche iniettore, gettino, sì, iniettore. Dentro qua ci dovrebbe essere un filtrino, vediamo un po'. Ah, c'è un po' di schifezza, guarda. Io ho pulito tutto, vediamo se gira. Allora, qui è tutto attaccato, tiriamo giù un po' di schifezze in aria, facciamo la prova, gli diamo corrente, vediamo se parte a sto giro. Non ho pulito le candele, cavoli, non ho pulito le candele, però vediamo che succede. Senti, qua gira, io provo a mettere in moto, la pompa sta pompando, adesso però non parte più perché si bagna. Mettiamo ancora le candele, le asciugheremo che saranno bagnatissime. Io e te, guarda, zuppe bagnate, la trovo completamente bagnata. Ho ricollegato tutto, ho asciugato le candele, riproviamo se parte. Quadro acceso, vedi che quando asciugo le candele parte. Caboia. Sicuro che adesso ci sono ancora le candele bagnate, guarda, guarda, completamente bagnate di benzina, vedi? Facciamo una prova, proviamo a mettere le candele su e vedere che succede, quanta scintilla fanno. Quella scoppia fuori, ci avete un troppo vicino, e questa qua, vediamo un po'. Ah! Scoppiano fuori, gli elettrodi sono troppo vicini. Ok, vediamo se così riesco a fargli fare una buona scintilla. Vediamo un po'. Guarda! Ho scoperto una cosa, ti faccio vedere. Guarda bene dove fa la scintilla, eh. Hai visto dove fa la scintilla? C'è la ceramica rotta e quindi, non bruciando nel punto corretto, si bagnano. E una volta che si bagnano, addio, non parte più. Le ordinate arrivano domani e riproviamo. Aspettiamo. Sono passate 24 ore, sono arrivate le candele nuove. Quindi adesso, oh, bando le ciance, a sto giro deve per forza partire e girare forte. Cioè, dobbiamo fare un fumo allucinante. Le candele nuove andiamo a montare. Vieni con me. Speriamo che faccia la scintilla nel punto giusto e che funzioni.
Ora dobbiamo collegare le batterie, perché nel frattempo in queste 24 ore ho messo sotto carica le batterie. Le batterie, due, perché è 24 volts. Allora, prima batteria va messa qua. Questo è il polo negativo e lo mettiamo qua. L'altra batteria e la mettiamo dalla parte opposta. Allora, positivo, negativo e in mezzo ponticelliamo il negativo al positivo con questo cavetto qua. Questo qua, ok, con questo qua. Ok, quindi abbiamo positivo con una batteria e negativo, ma il negativo non va sulla carrozzeria, non va a fare la massa allo chassis, va nel positivo dell'altra batteria, ponticellato esce il negativo dell'altra batteria, in questo modo raggiungiamo con due batterie 24 volt, perché questa macchina ha l'impianto 24 volt. Praticamente tutto pronto, c'è da provare, vediamo se funziona. Qui noi abbiamo lo stacca batterie, attacchiamo e giriamo, ok. Adesso abbiamo la chiave, giriamo la chiave, si accende la luce, senti? La pompa della benzina sta pompando benzina al nostro carburatore. Adesso non ci tocca che fare l'avviamento, questo pulsante. Lo spegniamo. Diciamo che ci aspetta non poco lavoro. Sicuro il primo è andare a lavare il carburatore e poi dargli una controllata alla benzina, perché la benzina è quella vecchia, io non gli ho messo la benzina nuova. Che bomba, funziona! Che spettacolo! Dai ragazzi, ci vediamo nei video a venire. Tra questa, tra la varzina e il guzzino che c'è dentro, diciamo che un po' di schifezze le abbiamo portate in officina. Ciao ragazzi, mi raccomando, iscriviti al canale, like e condividi. Ciao!